Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questa elegantissima maglia che io ho deciso di chiamare maglia Tiffany. Per quanto riguarda il filato, io ho scelto di lavorare quello della Mistrico Filati linea Luxor, che se ricorderete ho già utilizzato per realizzare il tubino Chanel. Questa volta ho optato per questo verde brillante che ho adorato come colore ma anche come filato. È il numero 42, il gomitolo è da 50 grammi, misura 125 metri ed è 100% cotone gasato, mercerizzato, pettinato. Per quanto riguarda questa taglia, che è una taglia S, io sono andata a lavorare 200 grammi di questo filato, lavorandoli con un 103 e con quello del 3,5. Per la lavorazione non si parte dal basso, ma si parte dalla vita, anche se in realtà voi potete farlo anche un po' più corto il pezzo, quindi farlo partire sotto al seno, come preferite. Io ho preferito farlo partire dalla vita e con il 3 sono andata a lavorare questo motivo floreale che personalmente adoro tantissimo. Ho lavorato prima in tondo per arrivare poi allo scalfo delle maniche e a quel punto ho lavorato in giri di andata e ritorno e sono andata a cucire le spalle per creare questo scollo a barca. Poi ho realizzato, tornando sotto, ho realizzato diciamo, dei giri base che servono, se volete, per far passare un filo in modo tale da stringere un po' la lavorazione. E poi con un 103,5 sono andata a lavorare il secondo motivo, che è molto più forato. Nel video tutorial vi dico anche come poter fare gli aumenti qui se volete che la parte sotto venga più pieghettata, quindi molto più larga. Io ho preferito farla morbida ma non pieghettata, in modo da poter essere, diciamo, se viene stretta non si creano troppe pieghe, perché la preferisco che scenda in questa maniera. È molto facile realizzarla, diciamo che porterà un po' più via di tempo lavorare la parte superiore, ma la parte inferiore è veramente semplicissima, sono due giri che vanno sempre ripetuti. Detto ciò, spero che anche questa lavorazione vi piaccia, che desiate realizzarla, se è così mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul mio blog www.uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Speruzzare, oppure mi potete trovare sempre su Instagram come Elsa Faccio con l'hashtag Uncentando con Elsa. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Luxor, che è uno dei filati estivi nuovi, 100% cotone, e io utilizzerò il colore 42, che è questo verde molto acceso che mi piace tantissimo, un bel verde speranza. Ho montato 160 catenelle con un uncinetto numero 3. Vi dico subito, questa maglia la facciamo partire da sotto al seno, quindi per varie taglie, anche perché taglia S, si deve andare a misurare la circonferenza del seno per capire quante catenelle mettere in totale. Il multiplo è multiplo di 16. Io ho montato 160 catenelle e per me va bene, però naturalmente se siete la mia stessa taglia, una S, ma avete una terza o anche una quarta, dovete andare a mettere sicuramente più catenelle. Non vi preoccupate per la parte sotto, perché poi quando andiamo a fare il punto sotto quello si allargherà un po', quindi se avete fanghi più larghi del seno, nessun problema. Quindi, in base alla misura della circonferenza seno, andate a mettere le catenelle, ricordandovi che dovete lavorare su un multiplo di 16. A questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, due, tre. Prendo il filo, vado nella catenella successiva e realizzo una seconda maglia alta. Prendo il filo, catenella successiva, terza maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 4 catenelle di base, quindi 1, 2, 3, 4, entro nella quinta e vado a fare la mia prima maglia bassa. Devo andare a fare un totale di 5 maglie basse, una in ogni catenella, quindi una l'abbiamo già fatta. Vado nella successiva 2, vado nella successiva 3, vado nella successiva 4. Vado nella successiva 5, 4 catenelle, scusate, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo, quindi salto 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, entro nella quinta e realizzo la mia prima maglia alta. Vado nella catenella successiva, seconda maglia alta. Vado nella catenella successiva, terza maglia alta. 4 catenelle, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Salto 4 catenelle di base, 1, 2, 3, 4. Entro nella quinta e ricomincio andando a fare una maglia bassa. Devo
Devo farne un totale di 5, quindi vado nella successiva seconda maglia bassa, vado nella successiva terza maglia bassa, vado nella successiva quarta maglia bassa, vado nella successiva quinta maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo. Facciamo un tenuto insieme, salto 4 catenelle, entro nella quinta e realizzo una maglia alta, una maglia alta nella successiva maglia alta, una terza maglia alta nella catenella successiva, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 4 catenelle di base, entro nella quinta e vado a fare la mia prima maglia bassa, entro nella successiva seconda maglia bassa, entro nella successiva terza maglia bassa, quarta maglia bassa, quinta maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto 4 catenelle di base e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il mio primo giro, ho fatto le 5 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, vado a realizzare delle maglie bassissime fino a ritrovarmi dove ho la terza maglia alta. Quindi vado a fare maglie bassissime. A questo punto realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Prendo il filo, vado nella prima delle 5 catenelle e realizzo una seconda maglia alta. Prendo il filo, vado nella terza, nella seconda delle mie 5 catenelle e realizzo una terza maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto la prima maglia bassa, entro nella seconda e realizzo la mia prima maglia bassa. Devo realizzare un totale di 3 maglie basse, una in ogni maglia bassa, quindi una già l'ho fatta, vado nella successiva 2, vado nella successiva 3, faccio 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto l'ultima maglia bassa, salto le 5, salto le prime 3 catenelle, entro nella quarta, quindi nella penultima, e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nell'ultima catenella, una maglia alta dove ho la prima maglia alta, per un totale quindi di 3 maglie alte, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Quindi prendo il filo, vado nell'ultima delle mie 3 maglie alte e realizzo una maglia alta, una maglia alta nella prima catenella, una maglia alta nella seconda catenella. Ho realizzato così 3 maglie alte, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto la prima maglia bassa, entro nella seconda e realizzo la mia prima maglia bassa, vado nella successiva e realizzo la seconda maglia bassa, vado nella successiva e realizzo la terza maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto le prime 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia alta, una maglia alta sopra nell'ultima catenella, una maglia alta sopra la maglia alta, per un totale quindi di nuovo di 3 maglie alte, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, quindi entro nell'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta, una maglia alta sopra la prima catenella, una maglia alta nella catenella successiva, per un totale quindi di 3 maglie alte, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto la prima maglia bassa, entro nella seconda e realizzo la mia prima maglia bassa, vado nella successiva seconda maglia bassa, vado nella successiva terza maglia bassa,
5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, prendo il filo, salto le prime 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia catenella successiva, una maglia alta sopra la maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le 5 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, con delle maglie bassissime mi porto dove ho l'ultima delle mie maglie alte. E vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. 1, 2, 3. Una maglia alta all'interno della prima catenella, una maglia alta all'interno della seconda catenella, per un totale quindi di 3 maglie alte. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie basse e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo la maglia alta. Vado nella catenella successiva, seconda maglia alta. Vado nella prima delle mie maglie alte e realizzo una maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado dove ho la terza delle mie 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, ricomincio da capo, quindi prendo il filo, vado nell'ultima delle mie 3 maglie alte e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nella prima catenella. Una maglia alta nella seconda catenella. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho le 3 maglie basse, entro nella seconda e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Prendo il filo, vado nella quarta delle mie 5 catenelle e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nella catenella successiva. Una maglia alta sopra la prima delle 3 maglie alte. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la terza delle mie 5 catenelle e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, quindi prendo il filo, vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nella prima catenella. Una maglia alta nella seconda catenella, per un totale quindi di 3 maglie alte. Scusatemi. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie basse e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la quarta delle mie 5 catenelle e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nella maglia nella catenella successiva. Una maglia alta nella prima maglia alta, per un totale quindi di 3 maglie alte. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, vado dove ho la terza delle mie 5 catenelle, realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto per terminare anche il mio terzo giro, ho fatto le 5 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Con delle maglie bassissime mi porto dove ho la terza maglia alta. E a questo punto realizzo 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta.
una maglia alta all'interno della prima catenella, una maglia alta all'interno della seconda catenella. Prendo il filo, vado direttamente dove ho la quarta delle mie 5 catenelle, senza fare alcun tipo di separazione, quindi e vado a fare la mia prima maglia alta, una maglia alta nella quinta catenella, una maglia alta dove ho la prima maglia alta, per un totale quindi 3 maglie alte. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho l'ultima delle mie 5 catenelle e vado a fare una maglia bassa. Una maglia bassa dove ho la maglia bassa, una maglia bassa dove ho la prima delle mie 5 catenelle. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, prendo il filo e ricomincio da capo, quindi vado direttamente dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nella prima catenella, una maglia alta nella seconda catenella, per un totale quindi di 3 maglie alte. Prendo il filo, vado direttamente dove ho la quarta del gruppo successivo di 5 catenelle e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nella quinta catenella, una maglia alta sopra la prima maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado direttamente dove ho l'ultima delle mie 5 catenelle e realizzo una maglia bassa. Una maglia bassa sopra la maglia bassa, una maglia bassa nella prima delle mie 5 catenelle, per un totale quindi di 3 catenelle, 3 maglie basse, quindi 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo, facciamo un'ultima volta insieme, vado direttamente dove ho l'ultima delle 3 maglie alte e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nella prima catenella, una maglia alta nella seconda catenella, per un totale quindi di 3 maglie alte. Prendo il filo, salto direttamente le catenelle, vado nella quarta del gruppo successivo e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nella quinta catenella, una maglia alta nella prima maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho l'ultima delle mie 5 catenelle e realizzo una maglia bassa. Una maglia bassa sopra la maglia bassa, una maglia bassa nella prima catenella. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto per terminare anche il quarto giro. Ho fatto le 5 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Benissimo, questi sono i 4 giri che dobbiamo andare a ripetere fino ad arrivare all'altezza degli scalfi. Vi ricordo che noi stiamo lavorando da poco sotto al seno, quindi io non farò moltissime volte questo motivo per arrivare appunto agli scalfi. Poi proseguiremo sempre con lo stesso motivo, ma divideremo la parte dietro dalla parte avanti, quindi andremo a fare i giri di andata e ritorno. Voglio farvi rivedere soltanto un attimo come rifare il primo giro, dato che abbiamo una base diversa rispetto a quello di prima. Quindi adesso noi andremo a fare delle maglie bassissime fino a riportarci dove abbiamo la terza maglia alta. A questo punto realizzo 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, vado tra la terza e la quarta maglia alta qui in centro. Io non ho fatto la catenella perché altrimenti la lavorazione qua sarebbe venuta ancora troppo larga, quindi preferisco non fare la catenella di separazione e vado direttamente tra le due maglie alte, quindi qui, e vado a fare una maglia alta, una maglia alta quindi dove ho la quarta maglia alta, in questa maniera. 5 catenelle, 1, 2, 3,
4 e 5, vado dove ho la quinta delle mie 5 catenelle e realizzo una maglia bassa. Una maglia bassa sopra ognuna delle maglie basse, quindi 1, 2 e 3. Una maglia bassa dove abbiamo la prima catenella. Quindi vedete, sono tornata a fare di nuovo 3 maglie alte, 5 catenelle, 5 maglie basse. Vado a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e ricomincio. Quindi una maglia alta dove ho la terza maglia alta, una maglia alta tra la terza e la quarta maglia alta, una maglia alta dove ho la quarta maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e ricomincio. Quindi questi sono i 4 giri che andremo sempre a ripetere. Io alla fine vi dirò quante volte l'ho ripetuto e poi andremo a dividere la parte dietro dalla parte avanti. Allora, io ho ripetuto il motivo fino ad ottenere, diciamo, vedete questi, chiamiamoli fiori, vogliamo chiamarli così, 1, 2, 3, 4 e terminando sempre col quarto giro avevo iniziato qui a fare il quinto, però per me come altezza da sotto al seno all'altezza degli scalfi va benissimo, quindi non devo andare a fare più altri motivi, ripetendo sempre i miei 4 giri. Adesso devo andare a lavorare in giri di andata e ritorno e per fare questo sono andata a contare questi gruppi di 6 maglie alte, i gruppi di 6 maglie alte, e io ne ho un totale di 9, quindi che ho fatto? Ne ho messo 4 avanti, 3 dietro, 2 di lato. Questo perché ne ho un numero dispari, quindi quello dispari va sempre messo sul davanti, perché sappiamo che davanti abbiamo il seno, quindi la maglia stringe di più. Quindi come ho fatto? Quando in quelli laterali sono andata a mettere il marcatore che proprio in mezzo a dove ho le 6 maglie alte, quindi in mezzo. Stessa cosa anche da quest'altra parte, sono andata a mettere i marcatori in mezzo ai gruppi di 3 maglie alte. E quindi ripetiamo, io avanti di questi gruppi di 6 maglie alte in realtà ne ho 4, 3 dietro, 2 di lato. Se invece voi avete un numero pari dovete andare a mettere 4 dietro, 4 avanti, 2 di lato. A questo punto possiamo andare a fare la nostra lavorazione in giri di andata e ritorno. E andiamo a lavorare in questa maniera. Dobbiamo fare il nostro primo giro e andiamo a fare, mi avvicino un po' con la telecamera, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, e a questo punto andiamo a fare direttamente le nostre 3 e le nostre 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho l'ultima delle catenelle, vado a fare normalmente le mie 5 maglie basse, quindi una sopra ognuna delle maglie basse, 5 catenelle e vado a lavorare normalmente il mio primo giro. Quindi vado dove ho l'ultima delle 3 maglie alte, il primo gruppo di 3 maglie alte, una maglia alta e mezzo e così via. Continuo, vi faccio vedere alla fine come terminare il primo giro e come fare il secondo. Allora, sto per arrivare al mio secondo marcatore, ho fatto le 5 catenelle, salto la prima maglia alta, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. Vado nella maglia alta, nell'ultima maglia alta e faccio una maglia alta per un totale quindi di 2 maglie alte. Adesso giro la lavorazione e vado a fare il mio secondo giro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Vado a fare altre 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prendo il filo, vado nella maglia alta successiva e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nella prima catenella, una maglia alta nella seconda catenella. Non vi preoccupate per questo, serve più che altro, questa è una maglia alta, qui servirà poi per fare il giro con le maglie basse. Comunque, adesso continuo a lavorare normalmente il mio secondo giro, quindi 5 catenelle, salto la prima maglia bassa, vado nella seconda e vado a fare la mia prima maglia bassa e realizzo un totale di 3 maglie basse. 5 catenelle. Vado dove ho la quarta catenella e realizzo una maglia alta, quinta catenella maglia alta sopra la maglia alta,
5 catenelle e vado a lavorare, come ho detto, normalmente il mio secondo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare il terzo. Sto per terminare il mio secondo giro, ho fatto le 5 catenelle, entro nella quarta catenella e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta dove ho la quinta catenella, una maglia alta dove ho la prima delle due maglie alte. 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, vado dove ho l'ultima maglia alta, quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il mio secondo giro. Mi giro con il lavoro e vado a fare il mio terzo giro. Con delle maglie bassissime mi porto all'interno della quarta catenella. Mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte e realizzo una maglia alta. Una maglia alta nella prima catenella, una maglia alta nella seconda catenella, per un totale quindi di 3 catenelle e di 3 maglie alte. E adesso continuo normalmente il mio terzo giro, quindi vado a fare 3 catenelle, 5 catenelle, una maglia bassa nella seconda maglia bassa del gruppo di 3, 5 catenelle e vado a lavorare una maglia alta nella quarta catenella, un'altra maglia alta nella quinta catenella, una maglia alta sopra la maglia alta. Quindi continuo così per tutto il terzo giro. Normalmente vi farò vedere come terminare il terzo e come andare a fare poi il quarto. Sto per terminare il terzo giro, ho fatto le 3 maglie alte, vado a fare 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la quarta delle mie catenelle, 1, 2, 3 e 4, entro e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così anche il terzo giro. Quarto giro, mi giro con il lavoro e vado a fare, mi alzo con una catenella, rientro dentro la maglia bassa e faccio una maglia bassa. Una maglia bassa nella prima catenella, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e vado a saltare tutto, vado direttamente dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte e vado a fare la prima maglia alta. Una maglia alta dove ho la prima catenella, una maglia alta dove ho la seconda maglia alta, la seconda catenella. Prendo il filo e vado a salto tutto e vado direttamente dove ho la quarta catenella successiva e vado a fare la mia prima maglia alta. Entro nella successiva catenella e faccio una seconda maglia alta, entro nella maglia alta e faccio una maglia alta. Quindi adesso lavorerò normalmente il mio quarto giro, quindi di nuovo 5 catenelle, una maglia bassa dove ho la quinta catenella, una maglia bassa sopra la maglia bassa, una maglia bassa dove ho la prima catenella. Quindi continuo normalmente il mio quarto giro, vi farò vedere come terminare e come fare il quinto giro. Sto per terminare il quarto giro, ho fatto le 3 maglie alte, le 5 catenelle, entro nella quinta catenella e vado a fare una maglia bassa. Vado dove ho la maglia bassa e faccio un'altra maglia bassa. Ho terminato così il mio quarto giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il quinto giro. Mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa. Una maglia bassa sopra la maglia bassa successiva, una maglia bassa all'interno della prima catenella. Vedete, adesso in realtà qui andremo a lavorare come abbiamo fatto sempre il primo giro, solo che io l'ho chiamato quinto perché qui, come vi ho detto, stiamo andando ad aumentare, stiamo andando a cambiare i giri, non facendo più in tondo ma in giri di andata e ritorno. Quindi adesso ne andiamo a fare 5 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, prendo il filo, vado dove ho l'ultima delle mie prime 3 maglie alte e realizzo una maglia alta. Una maglia alta tra le 3 maglie, tra i gruppi di 3 maglie alte, una maglia alta nella prima maglia alta del gruppo di 3. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho l'ultima delle mie 5 catenelle, realizzo una maglia bassa.
una maglia bassa sopra ogni maglia bassa, una maglia bassa dove ho la prima catenella, 5 catenelle e ricomincio da capo. Vado a fare questo per tutto il mio quinto giro, vi farò vedere come si termina e come fare poi il sesto. Sto terminando anche il quinto giro, ho fatto le 5 catenelle dopo il gruppo di 3 maglie alte, entro nella quinta catenella e vado a fare una maglia bassa, una maglia bassa sopra la maglia bassa successiva, una maglia bassa sopra l'ultima maglia bassa. Ho terminato così anche il quinto giro, mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio sesto giro, mi alzo con una catenella, rientro dentro e vado a fare una maglia bassa, una maglia bassa sopra la seconda maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, prendo il filo, vado dove ho la quarta catenella e realizzo la mia prima maglia alta. Una maglia alta nella catenella successiva, una maglia alta dove ho la tela prima delle mie 3 maglie alte, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte, realizzo la mia prima maglia alta, una maglia alta nella prima catenella, una maglia alta nella seconda catenella, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, salto, vado dove ho le mie 5 maglie alte, salto la prima, entro nella seconda e realizzo la prima maglia bassa, una maglia bassa sulla successiva, un'altra maglia bassa, per un totale quindi di 5 maglie basse. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e ricomincio da capo. Vado a fare questo per tutto il mio sesto giro, vi farò vedere come finirlo e come iniziare il settimo. Sto per terminare anche il sesto giro, ho fatto le 3 maglie alte e 5 catenelle, salto l'ultima maglia bassa, entro la prima maglia bassa, entro nella seconda e faccio una maglia bassa, una maglia bassa nella maglia bassa successiva. Ho terminato così anche il sesto giro. Settimo giro, mi giro con il lavoro e vado a fare una catenella per alzarmi con il lavoro, rientro dentro la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, prendo il filo, entro nella quarta catenella e realizzo una maglia alta, vado nella catenella successiva e realizzo un'altra maglia alta, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la terza delle 5 catenelle e realizzo una maglia bassa, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho l'ultima delle mie maglie alte e realizzo una maglia alta, una maglia alta nella prima catenella, una maglia alta nella seconda catenella, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa, 5 catenelle e continuo così per tutto il settimo giro fino ad arrivare alla fine dove vi mostrerò come realizzare il settimo, come finire il settimo e come iniziare l'ottavo. Sto per terminare anche il settimo giro, ho fatto le 3 maglie alte e le 5 catenelle, vado dove ho l'ultima delle mie maglie basse e realizzo una maglia bassa. Ottavo e ultimo giro e vado a fare 4 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta doppia, prendo il filo, vado dove ho la quarta catenella e realizzo una maglia alta, una maglia alta nella quinta catenella, una maglia alta all'interno della prima maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado dove ho la quinta catenella e realizzo una maglia bassa, una maglia bassa dove ho la maglia bassa, una maglia bassa dove ho la prima catenella, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e continuo normalmente il mio giro, quindi vado direttamente dove ho l'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta, una maglia alta dove ho la prima catenella, ops, una maglia alta dove ho la seconda catenella, 3. Prendo il filo e vado direttamente dove ho la quarta catenella e realizzo una maglia alta, una maglia alta nella ultima catenella,
una maglia alta nella prima maglia alta. 5 catenelle e continuo. Vado a fare questo per tutto il mio ottavo giro. Vi farò vedere poi come terminarlo. Sto per terminare anche l'ottavo giro. Ho fatto le 5 catenelle, entro nell'ultima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Una maglia alta nella prima catenella, una maglia alta nella seconda catenella. Prendo due volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia alta doppia. Benissimo, questi sono i nostri 8 giri terminati e adesso si ricomincerà dal primo, che vi faccio rivedere un attimo così giusto per rendervi conto come dovete andare. Io penso che ripeterò almeno altri 3 giri, forse 4 giri, devo vedere un po'. Non ripeterò tutti gli 8 giri perché altrimenti lo scalfo a me verrebbe veramente troppo largo, quindi penso che mi fermerò dopo un paio di giri, dopo un tot di giri, che comunque vi dirò quanti giri ho ripetuto e poi andrò a fare la stessa cosa dietro. Una volta fatto ciò, poi ricominceremo a lavorare il sotto della maglia e cambieremo decisamente punto. Quindi adesso vi faccio rivedere un attimo come si rifà il primo giro. Quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 5 catenelle e vado a lavorare una maglia bassa dove ho la quinta catenella. E vado a fare una maglia bassa sopra ogni maglia bassa, una maglia bassa dove ho la prima catenella, 5 catenelle e continuo. Ripeto, quindi questi sono gli 8 giri che dovremmo sempre andare a ripetere per tutta la lunghezza. Una volta fatto ciò, faremo la parte dietro e poi vi farò vedere come fare anche il punto di sotto. Dunque, ho ripetuto i primi 5 giri, quindi 8 di quelli che abbiamo fatto insieme, sono andata a rifarne 5, mi sono fermata perché come scalfo per me va bene, sapete che ho un braccio molto piccolo, e poi ho fatto la stessa cosa dietro, ripetendo quindi i giri in totale, e alla fine sono andata a cucire qui per poco, ma non ho cucito neanche di 4 cm, questo perché voglio lo scollo largo tipo a barca, perché è estate, quindi voglio lo scollo più largo possibile, e naturalmente ho fatto la stessa cosa anche da questo lato. Adesso possiamo andare a continuare la nostra maglia sotto, dove, come vi ho detto, cambieremo il punto. Allora, prima di passare al nostro vero motivo, andremo a fare uno o due giri, devo ancora ben decidere un po', di staccatura, chiamiamola così, che ci serve a distanziare maggiormente il motivo principale da quello di sotto. Quindi io vado dove ho una delle mie maglie alte, mi aggancio con il filo, mi alzo con una catenella e vado dentro di nuovo la maglia alta e vado a fare una maglia bassa, una maglia bassa nella maglia alta successiva, una maglia bassa nella maglia alta successiva, e nell'archetto di 4 catenelle vado a fare le mie 4 maglie basse, quindi una, due, 3 e 4 e ricomincio. Dove ho le maglie basse vado a fare una maglia bassa, dove ho l'archetto di catenelle vado a fare 4 maglie basse, dove ho le maglie alte vado a fare le maglie basse. Quindi alla fine io mi ritroverò di nuovo con 144 catenelle, cioè 144 maglie basse. Voi vi dovete trovare lo stesso numero di maglie basse con cui avete iniziato a fare le catenelle. Quindi se ne avete fatte 160 vi ritroverete con 160 maglie basse e continuiamo così quindi per tutto il nostro giro base. Terminato il primo giro base ne andiamo a fare altri due. Il secondo consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una catenella di separazione, salto una maglia di base, entro nella successiva e faccio una maglia alta, una catenella di base, di nuovo salto una maglia, entro nella successiva e faccio una maglia alta. Continuo così quindi per tutto il secondo giro base, quindi salto una maglia, entro nella successiva, maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva, maglia alta. Continuo così quindi per tutto il secondo giro base.
Sto terminando anche il secondo giro base, quindi ho fatto l'ultima maglia alta e la catenella e vado a entrare nella terza catenella iniziale che equivale alla mia prima maglia alta. E adesso andiamo a fare il terzo e ultimo giro base, poi inizieremo a fare il motivo vero e proprio, il secondo motivo e andiamo a fare, quindi mi alzo con la catenella, rientro dentro la maglia alta e faccio una maglia bassa nell'archetto di una catenella, una maglia bassa nella maglia alta. Continuo così quindi per tutto il giro, maglia bassa nell'archetto, maglia bassa sopra la maglia alta, maglia bassa nell'archetto, maglia bassa sopra la maglia alta. Continuo così per tutto il terzo giro base e poi inizieremo con il secondo motivo. Allora, ho terminato i miei giri base che mi servono per staccare la parte superiore dalla parte inferiore. Adesso andiamo a fare il nostro secondo motivo, che è quello che faremo fino alla lunghezza della maglia. E andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, salto 3 maglie di base, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1, 2, salto 3 maglie di base, entro nella quarta e di nuovo vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione e rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1, 2 e di nuovo salto 3 maglie alte, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle e ricomincio da capo, salto 2-3 maglie alte e vado a fare il mio ventaglio. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Ho terminato anche il terzo giro base e adesso andiamo a fare il nostro vero e proprio giro e andiamo a realizzare in questa maniera. Creiamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione e rientriamo un'altra maglia alta. 2 catenelle, salto 2 maglie di base, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, salto 2 maglie di base e ricomincio da capo, quindi una maglia alta, una catenella, rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle, salto 2 maglie di base, entro nella terza e faccio una maglia bassa. 2 catenelle, salto 2 maglie, entro la terza e di nuovo ventaglio, quindi maglia alta, catenella, maglia alta. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il primo giro, per fare l'ultima maglia bassa, invece di lasciare 2 maglie basse ne ho lasciate 3. È normale, tranquille se non vi trovate, perché comunque questo è un multiplo diverso, però se dovete fare o meno maglie basse o lasciare più maglie basse va benissimo. L'importante è che terminate con maglia bassa 2 catenelle e poi entrate nella terza catenella iniziale e fate una maglia bassissima. Secondo giro con una maglia bassissima e mi porta all'interno dell'archetto di una catenelle, vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta, 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, salto tutto, vado direttamente nel ventaglio successivo e di nuovo maglia alta, catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro, quindi 5 catenelle, vado nel ventaglio successivo e vado a fare il mio ventaglio. Continuo così, quindi, come ho detto, per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le ultime 5 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Bene, adesso si riparte dal primo giro che vi faccio rivedere perché abbiamo una base diversa, quindi entro dentro il ventaglio e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una catenella di separazione, rientro un'altra maglia alta. 2 catenelle, entro nell'archetto di 3 catenelle di 5 catenelle e faccio una maglia bassa. 2 catenelle, ricomincio da capo, quindi ventaglio all'interno del ventaglio. 2 catenelle, maglia bassa nell'archetto, 2 catenelle. Devo fare quindi, come vi ho detto, questo per tutto il mio secondo giro e andrò avanti fino alla fine della maglia. Per chi deve fare degli aumenti perché lo vuole ancora più morbido rispetto a me, vado a fare o gli aumenti delle maglie alte, quindi da una maglia alta passa a 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, o può aumentare qui, però io direi non fatela troppo forata, quindi andate ad aumentare le maglie alte. Se la volete fare un po' invece più forata, invece di 5 fate 7 catenelle
catenelle, invece di 2 catenelle maglia bassa 2 catenelle, fate 3 catenelle, una maglia bassa 3 catenelle. Ma ripeto, secondo me se dovete andare ad allargare è meglio se fate 2 maglie alte, 2 o una o 2 catenelle, come vi sembra più comodo, ed una o di nuovo 2 maglie alte. Questo è se la dovete allargare ancora di più. Io comunque continuerò a lavorare, arriverò fino alla fine, vi dirò più o meno quante volte ho ripetuto il motivo, e una volta fatto quello penso che la maglietta sarà finita, perché non credo che andrò a fare qualche bordino, ma vi farò sapere. Allora, ho ripetuto i 2 giri per 11 volte, terminando però con il primo giro in modo tale da fare la maglia bassa e terminare così la maglia sotto. Come vi ho detto, non sapevo se avrei fatto del bordino, ma preferisco non farlo, lascio la maglia così com'è, perché mi piace comunque come è venuta. Anche qui non ha bisogno di un bordino, è venuta bene, e anche qui mi piace lasciarla in questa maniera, quindi non faccio più alcun bordino e posso dire che la mia maglia è terminata.